Dopo il grande successo della mostra Cima da Conegliano, poeta del paesaggio, che ha permesso di ammirare a Palazzo Sarcinelli i dipinti del maestro del Cinquecento, torna a Conegliano una grande mostra, Bernardo Bellotto, il canaletto delle corti europee. Organizzata da Artematica, promossa dal Comune di Conegliano, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali della Regione del Veneto, della provincia di Treviso, a cura di Dario Succi. Vero affondo nel vedutismo, la mostra presenta importanti capolavori di uno dei massimi esponenti di questo genere, Bernardo Bellotto. Nato a Venezia il 20 febbraio 1722, Bellotto comincia a lavorare all'età di 14 anni, formandosi presso la bottega dello zio, il celebre Antonio Canal, detto Canaletto. Si impadronisce nel giro di pochi anni dei segreti del mestiere, rendendo molto difficile la distinzione delle proprie vedute da quelle dello zio. Già nel 1743 comincia ad allontanarsi dalla bottega, firmando le proprie opere Bernardo Bellotto, detto Canaletto. Partendo da una panoramica sui principali vedutisti del Settecento, la mostra ripercorre la carriera artistica di Bellotto, che viaggia a lungo, prima in Italia e poi all'estero, al servizio delle maggiori corti europee, da Dresda a Vienna e poi a Varsavia. La mostra consente in questo modo di rivivere lo spirito del Grand Tour, il viaggio attraverso l'Europa intrapreso dai nobili durante il Settecento, che comportò l'aumento di richiesta di opere d'arte e l'affermazione di un nuovo genere artistico, la veduta quale rappresentazione dettagliata e fotografica delle mete dei viaggiatori. Da Carlevaris a Guardi, passando per Canaletto, Marieschi e Bellotto, si compie a Venezia nel Settecento la gloriosa parabola del vedutismo. Diretto a San Pietroburgo, Bellotto si ferma a Varsavia, presso la corte di re Stanislao Augusto, dove trascorre gli ultimi 14 anni della sua vita. Nominato pittore di corte, Bellotto realizza in questi anni numerose vedute di Varsavia destinate a decorare il Castello Reale. È proprio grazie a queste vedute che è stato possibile procedere alla ricostruzione di Varsavia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questi capolavori testimoniano il momento di maggior splendore del vedutismo. Per pochi mesi nelle sale di Palazzo Sarcinelli, a Conegliano. Bernardo Bellotto. Il canaletto delle corti europee, dall'11 novembre al 15 aprile.